animale vivente. Che è successo qua? E poi stiamo per mettere il puntale al nostro albero, stiamo per accendere una stella cometa in studio, perché là dove c'è l'ospite che sta per entrare, arriva una grande luce, arriva l'allegria. Apriamo la ruota e facciamo entrare Alessia Marcuzzi! Ciao a tutti, Franci! Mi hai fatto una presentazione stupenda, la stella comanda, io adesso devo andare in giro così, aspetta! Devo passare per lo studio così! Ti devi allenare! Grazie bella. Per la bella presentazione, ciao a tutti, ciao! Benvenuta, ciao. Alessia! Grazie! Tu sei la luce, sei molto luminosa, quindi grazie per la presentazione, ma tu lo sai davvero. Ma lo sai anche tu? Io sì. Infatti io sono felicissima Lucetta di vederti ogni tanto, qui. Lucina di Natale, stella cometa. Le preparate tutti i regali di Natale, tra un pochino dobbiamo... Allora, io sono quella dell'ultimo minuto, quindi mi manca ancora qualcosa, però è troppo tardi, quindi mi inventerò qualcosa così, rimediata a casa. No, li ho fatti quasi tutti. Bravo. Sono tanti i regali di Natale a casa tua. Sono tanti, quest'anno siamo un po' meno rispetto al solito, perché a casa mia ogni tanto quasi tutti gli anni noi facciamo il Natale un po' allargato. Con diciamo tutta la mia famiglia, e quindi alla fine fra Tommaso, mia, i papà e poi i vari parenti. Quanti siamo? Siete? Beh, oddio, non ti so quantificare quanti siamo, però un bel po'. Ma quest'anno invece mia è andata in vacanza con il papà in montagna, e quindi noi partiremo per Capodanno con mia, io partirò per Capodanno con mia, e a Natale sono con nonna, mamma, papà, Tommaso, mio figlio, e un paio di amici che vengono, perché passano di solito il Natale con noi, quindi sì, un po' meno del solito, dai. Quindi te la cavi? Di solito... Me la cavo, per quello che li ho fatti tutti, capito, praticamente, i regali, perché erano la pochi. Casa l'hai addobbata? Sì, certo, ma quella preparo, comincio da metà novembre. Cioè, io proprio, sì, io adoro tutte le lucine, vedi, apposta, la stella cometa e le lucine. Sì, mi piace addobbare la casa, quindi comincio a decorare qualunque cosa io trovi per casa, ma anche Brown, il mio cane, ogni tanto, capito, delle cosine, dei cerchiettini, poverini così, tipo Babbo Natale, dei cappottini. Poi sul terrazzo mi piace mettere sempre delle luci, comunque sto guardando lui mentre parlo. Perché è ipnotico, io non sapevo che finiva così. Scusami, ma l'hanno... cioè, posso andare? Io... ti voglio chiedere una cosa, puoi venire a casa mia e puoi venire a fare la prossima decorazione del mio Natale, no? Perché? Ma scusa, lui è sempre così qui da te? Sì, sì, sì. Cioè, sempre con queste palle di Natale? No, solo a Natale le palle. Ah, ok. Ciao. Grazie, Amaral. Preparati, perché sarà una lunga puntata. Io sono in quel mood là, capito? Un po' le renne, i maglioni con le renne, bello. Pigiamoni. Metti i pigiamoni tu? Sì, io pigiamoni, calzettoni, io mica so quella dei social. Aspetta, che tu vedi con le... Piano. Vabbè, però col pigiamone non riesco proprio a vederti. Io sono quella del pigiamone. Però ti rivediamo sexissima a boomerissima. Here I go again, my, how can I resist ya? Mamma mia, does it show again? My, just how much I missed ya. Grande toile e meriti, prego, grazie, la scarpetta d'oro. Ma stupendo, oddio, grazie, sono emozionata. È l'ultima puntata, no? Ragazzi, sono una vera ora mammina. Smetti, no?
premio. Ho assistito. Era vero. A questo momento ufficiale, dove sei stata finalmente proclamata grande ballerina. Il premio della vita, ragazzi, non volevo ricevere nessun altro premio, quello era l'unico. Perché la verità è che io non so ballare bene, ovviamente. No, però allora, grazie a Luca Tommasini ho imparato e ricevere quel premio per me è come... E Boomerissima è stato un po' come tante prime volte per te. Hai indossato i panni di tanti personaggi diversi, ti sei divertita da morire, hai ballato tantissimo. Tanto, sì. Ma la parte, la coreografia più difficile, qual è stata? Ma guarda, allora, forse il tango che ho fatto con Gabriel Garco, ti direi, anche se per me sono state tutte difficili, perché poi non essendo una ballerina e non ballando con dei ballerini professionisti, perché poi quando sei a ballando, per esempio, immagino, no? Io non sono mai stata, ma tu vieni portato e ti in qualche modo hai il tuo maestro di ballo che ti aiuta in alcuni passi. Qui io magari in sala prova li avevo, poi invece ci mettevamo tutti alla prova nello stesso modo e quindi era un po' complicato. Gabriele è bravissimo a ballare, però mi sono resa conto che poi alla fine dovevamo fare un tango che era difficilissimo e ogni tanto, capito, avevamo quella sensazione di cascare l'uno addosso all'altra. Però è stato molto bello, a me piacciono le sfide, mi piacciono le cose nuove, mi piace cambiare, sono curiosa, quindi... Sai qual è la coreografia che mi è piaciuta di più? Qual è? Te la faccio vedere. Oddio, qual è? Gli anni 80, 90, che si faceva la mattina? Già in fonda, che faceva? No, ma guarda, c'è gli scaldamuscoli. Allora, senti, Alessia. Quanta energia. Aspetta, Alessia, noi abbiamo portato la cultura ai semafori. Ah, eccola. Cos'è? Vado. Adesso portiamo la danza ai semafori. Sì. Capito? Ma non ci sono macchine. C'è la macchina, oh, guarda. Oh. Alessia, non c'è nessuno. No, vabbè, lasci. Così. No, si posso credere. Guarda, guarda la gente lì, guarda, guarda. No. Non ci posso credere. Con cui ho lavorato talmente tanti anni e mi conosce così bene e sa quali sono le mie corde, cioè quelle della follia. Io penso che però tutti i giorni il tipo del camioncino passi di lì alla stessa ora sperando di rivederti perché ti sei stesa su quell'auto. In effetti mi ha guardato così allibito, diceva sta matta. Ha detto che meraviglia, è successo davvero a me. È stato molto divertente, ma queste sono le cose che mi piacciono, quelle un po' estemporanee. E poi a contatto con la gente in mezzo alla strada io mi diverto molto, Fiorello lo sa, e quindi mi butta a fare le follie più imprevedibili. E quindi devo dire che è stato molto divertente. A me piace proprio fare queste cose un po' fuori dagli schemi. Sì, lo sappiamo, per questo ci piace. Non mi imbarazza avere le persone intorno anche quando mi guardano male. Cioè io vorrei travestirmi e andare in giro a fare degli scherzi alle persone. L'albero! Pensa che sì, l'albero, era tra l'altro quella era la giornata del mondiale degli alberi, tipo se non sbaglio quando ho fatto questo balletto e io me l'ero abbracciato. Quella coreografia l'hai studiata a lungo, ti sei allenata. All'inizio volevano farmi fare la cubista, ma io ho detto no, lasciatemi lì per strada che voglio andare vicino alle macchine, infatti. Torniamo a questa vigilia di Natale, perché tra un pochino dobbiamo andare tutti a cena, non so da te se si festeggia la vigilia, da me sì. Sì, la vigilia. Per noi è quasi più importante la vigilia del 25, cioè nel senso che festeggiamo di più, poi il 25 è importante, perché ovviamente è il giorno di Natale, però la vigilia è proprio attesa da sempre, ma da quando ero piccola e anche i miei figli. Ci sarà anche il pilastro di casa, no? Tua nonna Carmela. Nonna Mela è il pilastro di tutta la nostra famiglia sempre, perché... compiuto 100 anni ed è molto più in forma di me e di tutta la nostra famiglia messa insieme. Ecco da chi hai preso. Cioè nonna fa ginnastica, cammina tutti i giorni, va alle mostre d'arte, va in chiesa tutti i giorni, cucina per noi, cioè come se proprio il tempo per lei non fosse mai passato. Quindi è proprio... Guarda Francesca, lei dice sempre, lei è pugliese, e lei dice sempre un poco di olio, un poco di sale, e lei è il sale della nostra vita.
È l'olio, ma è soprattutto il sale, quella che ci dà l'energia. Nonna Mela è fantastica. Sai che Nonna Mela mi ha mandato un messaggio per te? Non è vero. Ha detto: Francesca, so che l'Alessia viene, siccome io gli devo dire una cosa, e davanti agli altri mi vergogno, la dico a te. Eccola là. Nonna Mela. Nonna Mela, veramente. Alessia, nonna, ci vediamo stasera e ci farai lo spettacolino che facevi quando eri piccola. Buon Natale a te e tutta la bella famiglia. Nonna, ma veramente ti ha fatto la cura, che è strano perché lei non è abituata a fare video davanti alle telecamere, invece è proprio sì, spontane. Ma perché ci teneva che perché tu facessi davanti a tutti lo spettacolino di Natale che fai a casa. Abbiamo un'alzatina, abbiamo qualcosa, perché Alessia si deve esibire. Guarda, nonna mi prendeva anche in qualche modo un po' in giro, perché da piccola con le mie cugine noi facevamo lo spettacolo di Natale e mio padre ci pagava per non fare lo spettacolo. Come? Perché noi inventavamo canzoni, Maurizio Costanzo Show, salotti con delle interviste, imitazioni, cose tutti importanti. Cose importanti, spettacoli veri e propri, solo che mio padre giustamente diceva: una certa, si finisce. Invece no, io sarei andata avanti, capito, per tre o quattro ore con loro mezzi ubriachi, che a un certo punto basta. Sì, 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 è vero, ha ragione. Lo spettacolo io non lo farò, ma lo faccio quasi sempre, anche quando vengono gli amici a cena. E cosa fai? Beh, perché con Mia siamo abituate, che comunque noi intratteniamo. Te l'hai insegnata la coreografia di Flash Dance? Sì, perché quando l'ho studiata, no, quella lì l'ho improvvisata praticamente, ma anche i balletti di Boomerissima li facevo vedere sempre a lei, e lei mi diceva: mamma, non sei molto portata, cioè adesso così dobbiamo proprio rimettere a posto le cose. Sei stata bravissima, Boomerissima. Senti, visto che devo attendere per lo spettacolino di Natale, okay, che ne voglio far fare un altro, facciamo un gioco. Se vuoi vengo a casa e te ne faccio uno, perché io posso andare in giro per paesi a fare gli spettacolini di Natale, se volete io li faccio, perché mi diverto. Prenotate molto. Alessia Marcuzzi, mi se volete molto. Ogni anno a Natale lei viene a casa vostra a farvi lo spettacolo personalizzato. Questo è un suggerimento, perché sto scrivendo un programma proprio sulle sorprese da fare alle persone comuni, perché grazie sempre a Fiorello, che ha mandato il mio numero, ha dato il mio numero per sbaglio in onda, io ho scoperto un mondo su quel telefonino di persone meravigliose, persone comuni che non sono famose. Mi sono resa conto di quanto noi dello spettacolo possiamo fare per rendere felice una persona, anche poco, un cuoricino, un saluto, una nota vocale, così. E da lì mi è venuto lo spunto per scrivere il programma, e quindi questa cosa mi è venuta in mente, che mi ha detto dello spettacolino a casa della gente, perché io lo farei sul serio. Cioè sono una che potrebbe andare ai matrimoni di improvviso. Un'altra prima volta, ti stai preparando un altro cambio. Sì, 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 sì. Però è quello che sento di più, quando sono in mezzo alla gente, in mezzo alla strada, è un po' forse perché i tempi di Colpo di Fulmine, che è un po' il mio primo programma, mi piace il contatto con le persone, quindi voglio ritornare a quell'habitat lì. Le rincorrerai? Li rincorro, certo. Rincorro a tutti, perché corro sempre. Adesso sai fare anche la stella cometa, quindi... Allora, con te voglio giocare al gioco dell'in and out, che è un po' come dire il must o il never. O il never, ok, va bene. Il mai o il sempre, ok? Va bene, ci sto. Velocemente dovrei rispondere, in pochissimo tempo. Ok, quindi non ho poco tempo per pensare, ok. E dirmi se il panettone di coi canditi è in or out. Assolutamente in, io adoro i canditi. Ah, in. 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 I film della principessa Sissi. I film della principessa Sissi, per me, out. Li amo di meno. Sai che è un classico natalizio. Io sono un po' maschiaccia, però. Mi piace. Gli auguri a te e famiglia. In and out. Gli auguri a te e famiglia. In che senso a te e famiglia? Sai, un po' cioè, quelli che mandi a tutti? Sì. No, per me out. Out. No. Il film Una poltrona per due. Il film Una poltrona per due è in, per me, assolutamente sì. I piatti rossi di carta. Out. I babbi Natale che si arrampicano, sai, quelli sui palazzi. In, assolutamente. Posso andare anche io con loro. Sta attenta che se ti sente Fiorello. La busta coi soldi e il ti ci compri quello che ti piace. No, out, perché mi piace fare il regalo personalizzato. A casa mia invece va molto in. Perché sì, soldi. Francesca! Il maglione di Natale. In. È il maglione di Natale, come il cappello di Natale, no? C'è il cappello. Qualcuno che regala sempre il cappello, i guanti o il maglione. Il maglione. La divisa di Natale. Possibilmente con le renne.
regali sotto l'albero. Sì, certo, regali sotto l'albero, in. È bello anche vederli sotto l'albero in sì, una sì, casa. Sì, mi piacciono. Anche finti, sì, purché sì. Ci siano dei pazzetti. Basta che ci siano delle cose che fanno colore, capito? La tombola. La tombola in? La poesia recitata in piedi sulla sedia. Beh, sarebbe molto da me, quando ero piccola la facevo, in questo momento un po' out, sono un po' di anni che non la faccio più. Non usi la sedia, però ma il resto c'è. Però facciamo in, dai, in. Il cesto di Natale. Il cesto di Natale, cioè che lo regalo io a qualcuno? Non sai quando ti mandano un cesto a casa con le robe? No, out. Last Christmas degli uomini. In! Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Ah, no, come si fa? Dopo le feste mi metto a dieta, in o out? Out, perché uno dovrebbe mettersi a dieta prima, così poi alle feste magna e stai a posto, compensi, no? C'era il tutto! Il presepe, in o out? Guarda, fino a 5 anni fa era super in a casa mia, cioè nel senso bisognava farlo proprio bene, con i re magi che aspettavano, i giorni giusti per arrivare coi doni, invece sono 3 o 4 anni che non lo facciamo più, quindi è out. Senti, ma se invece tu avessi potuto scegliere di essere un personaggio del presepe, io ci pensavo quando ero piccola, volevo mettermi sì. Dentro lì, no? Chi saresti stato? Possiamo inventarne anche di nuovi, di personaggi. No, infatti, a me piaceva questo percorso dei re magi che portavano i doni. No, scusami, ma re che mi stai dicendo? Essere. Ma la stella cometa! La stella cometa! Sono io, scusa! Ti faccio pure il puntale se vuoi. Perché te l'ho chiesto? Perché dentro la ruota c'è un regalo per te. Apriamo la ruota. Cosa c'è? Il presepe. Vieni. Visto che il presepe a casa non l'hai fatto, il presepe è venuto da te. Veramente? Apri. Il presepe è venuto da me. Direttamente da Napoli. Oh, non ci credo! Alessia Marcuzzi! Grazie! È stupenda! Così ho una statuina da mettere nel mio presepe che devo fare oggi nel giro di poche ore, capito? Vai a casa, lo metti sotto l'albero. Lo metto sotto l'albero e va bene lo stesso. Sì, grazie, sì, Franci. Ma adesso dobbiamo tornare al centro, perché c'è il core business della nostra chiacchierata. Porto la statuina. Inizia ora. No, ma mi fa morire, guarda che carina. Voglio scoprire di più il mondo di Alessia Marcuzzi tramite le canzoni. Ah, ma sì. Un po' a Boomerissima ce l'ha insegnato, no? Sì. Quindi già qualcosa so, conosco. Sì. Ma quale buona occasione per ripercorrere tutte le decadi importanti della tua vita. A tutta la mia vita. Attraverso le canzoni, partendo dagli anni Ottanta. Sì. Ok? Quindi io ti chiederò il titolo di una canzone che leghi a un decennio sì. E tu mi racconterai perché ci tieni così sì. Tanto, a che cosa ti ricorda. La musica è emozioni, è ricordi. Beh, gli anni Ottanta ero proprio... Dunque sono nata nel 72, quindi la mia passione di quegli anni lì è stato... un cantante che è venuto per la prima volta a Sanremo e l'ho conosciuto così, che aveva 14-15 anni, che non so se vi ricordate, era Luis Miguel. La passione della mia vita! La canzone qual è? Ma tu eri piccola, scusa. Sono innamorata follemente. Ho un sacco di cose da dirti. Noi ragazzi di oggi. Noi ragazzi di oggi, noi. Che è arrivato con secondo, tutto il mondo davanti a noi. L'ascoltiamo. No, io ero pazza di lui. Devi venire con noi. Siamo i ragazzi di oggi, no, dai coloriamo questa città e poi vedrai che ti piacerà. Na na na, na na na, siamo noi, siamo i ragazzi di oggi, noi, i veri amici che tu non hai e tutti insieme si può cantare. Mi racconto questa cosa che ti farà morire, poi mi racconti tu, perché io voglio sapere lei quanti anni aveva quando c'era Luis Miguel. Se io ce n'avevo tipo 12. 5. Ma tu eri già innamorata? 6. 5. Totalmente follemente innamorata. Allora, voi dovete sapere che io ero talmente innamorata. Niente, adesso scatta anche un attimo
di battaglia tra me e lei, per chi, capito, deve arrivare in Messico a trovare Luis Miguel, che sarà così, tipo, no, non lo so. No, è un uomo ancora molto bello. È ancora molto bello. Si è ripreso, perché c'è stato un periodo un po' così. Sì, un pochino sciupatello. Lo seguiamo tutte e due ancora. Allora, e lui era fidanzato con una star delle telenovelas sudamericane che si chiamava Lucerito. E nelle foto lui era sempre vicino a lei, che si abbracciavano. Io ero talmente gelosa che io tagliavo la foto di tenevo Louise e dormivo con Louise sotto il piscino. E poi, siccome mio papà è appassionato di astronomia, quindi gli aztechi e tutte le cose che, insomma, noi facevamo dei viaggi anche andando a vedere delle rovine particolari, oppure, insomma, tutte cose inerenti al mondo dell'astronomia che interessava molto a papà. Quindi siamo andati a fare un viaggio in Messico. Oh, guarda caso. Guardami. E cosa hai fatto? Dovevamo andare nello Yucatan, a Tulum, a vedere le rovine. Io ho detto, ma perché non passiamo per Città del Messico? Tanto siamo lì, è andiamo di a cercare la casa di Luis. Davvero? Quindi io, a forse 12 anni e mezzo, col taxi, con mio padre e mia madre, sotto casa di Luis, che non c'era, e quindi l'ho sfiorato, ma ho conosciuto la cugina. Quindi vale? Sì, da qualche parte, sì. L'ho conosciuta sempre in quel viaggio, vale lo stesso, vale. Tu sei andata fino in Messico, ma come sai lui ha una parte di una famiglia... Una parte italiana, no? Sì. ...della mia città, che è Massa. Mio Guarda, nonno ti giuro che se l'hai conosciuto me ne era vado. Era il mio... No, aspetta, no. Purtroppo, no. No, ma è successo di peggio. Che fatto? Perché lui veniva sempre da noi. Tutte le estati veniva al mare da noi. Ma perché me la ricordavo questa cosa? E un anno è venuto al mio stesso stabilimento balneare. Quel giorno mia mamma non aveva voglia di portarmi al mare. Io non l'ho mai perdonata per questo. Ho sfiorato Luis Miguel, che era lì. Quindi l'abbiamo sfiorato tutte e due. Ci accomuna una cosa, Franci. Andiamo a cercarlo. Andiamo a cercarlo. Andiamo avanti, il prossimo decennio. No, ma questa cosa di Luis Miguel mi fa ridere, perché veramente non pensavo che tu... Ma... Un amore gigantesco che non è passato mai. Anni 90. Anni 90, dunque, anni 90 mi vengono in mente le canzoni degli 883, quindi Max Pezzali, che sono andata a vedere recentemente di nuovo in concerto e ha riempito, riempie gli stadi, è incredibile perché è una forza della natura, Max. E mi sai perché ti direi gli 883? Sono perché tante le canzoni degli 883 di quegli anni. Sì, perché come mai, no? Tutte quelle canzoni lì mi ricordano esattamente quei momenti della nostra vita, quindi boom, noi boomer, diciamo, in cui non esisteva il telefonino, in cui noi dovevamo aspettare quella classica telefonata a casa che forse non arrivava mai, o dovevamo andare a cercare quella persona in quella festa, in quel posto, in quella strada, per riuscire a vederla. E quella canzone, soprattutto, come mai me lo ricorda molto, perché parla proprio di questo, no? Le notti non finiscono, e poi il fatto dell'alba, del fatto di aspettare un bigliettino, una risposta. Una Polaroid perfetta, sì, della nostra generazione, sì, l'ascoltiamo. Ah, grazie. Come mai, ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettare te. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza, pregando per un sì. È quello. Eccolo, Marco. Qui seduto in una stanza, pregando per un sì. Quella andavi stanza, alle feste. Sì, era il sogno. E speravi che lui ti guardasse. Sì. Io ho rubato una sciarpa. Davvero? Ah, te lo dico adesso, sì, io ti rubai una sciarpa nel 1995. Sì, perché lui era fidanzatissimo con un'altra. Ma non l'hai mai detto il suo nome? No. Però siccome assomigliava a un altro idolo, Mark Owen, dei Take That, era proprio uguale, allora io ho detto, sniffatina, me la sono portata a casa. E ti sei portata via la sciarpa, che carina, è una cosa molto romantica. Però hai ragione, gli anni 90 erano quelli lì. Erano quelli che poi tra l'altro erano anche pericolosissimi, se ci pensi, perché i nostri genitori non avevano il telefono, quindi noi uscivamo e non si sapeva cosa potesse succedere. Il casco non c'era, però paradossalmente ci responsabilizzavano di molto. Più. Molto. Anni 2000. Quale canzone scegli per gli anni 2000 che ti rappresenta? Allora, negli anni 2000 ti sceglierei una canzone di Laura Pausini. Oh. Perché Laura è una mia grande amica da tantissimo tempo e quindi gli anni 2000 mi ricordano un periodo insieme a Laura
delle cene, dei confronti, delle, delle cose belle, grandi risate, ma soprattutto Laura ha, diciamo, è la passione di un mio caro amico che si chiama Fabrizio e di tutta la mia compagnia, cioè nel senso che ogni volta che Laura fa un concerto io vado con lo stesso gruppo di amici a vedere i concerti di Laura. Che bello! Quindi è una tradizione. L'amicizia con Laura, che è un'amicizia fra donne, quindi è una cosa comunque bella, no? Nel nostro mondo, e quindi ci tengo a ricordarla molto. Oltre alla sua, all'amicizia con lei, è l'amicizia con il mio gruppo di persone che sono le stesse da sempre. Cioè la mia migliore amica Marella è quella che era con me alle medie, ma ci siamo conosciute ai tempi delle elementari ed è tuttora la mia migliore amica. Laura Pausini fa da collante con Laura la sua Pausini fa da collante e quale quindi... canzone scegliamo di Laura? Ce ne sono svariate, però non saprei quale dirti, forse un po' tutte. Sto pensando a una che parla proprio dell'amicizia. Non saprei dirti forse quale. Vediamo se quella che abbiamo scelto noi ti può piacere. Ce ne sono due o tre. Dimmi, dimmi, fammi sentire. Vai, Betta. In qualunque posto sarai, in qualunque posto sarò, tra le cose che vivi io per sempre vivrò. In qualunque posto sarai, ci ritroveremo vicino. È proprio questa, in qualunque, eccola Laura. Vabbè, Laura, star of the star, cioè ormai vince premi in continuazione in Sud America come personaggio della... È la nostra star internazionale. Laura è una persona meravigliosa, anche nella vita è rimasta veramente la stessa. E quel video, in quel video lì eravamo tutti noi. Una persona mancava, che è Marella, proprio la mia migliore amica di cui ti parlavo, e noi abbiamo fatto la videochiamata quando c'era questa canzone, perché l'ha chiesto Laura. Laura ha detto, siccome questo testo, nello specifico, quindi avete scelto la canzone perfetta, parla proprio dell'amicizia, no? In qualunque posto sarai, in qualunque posto sarò, tra le cose che vivi io per sempre sarò. È proprio il nostro, il mio... È per me una cosa importantissima. Gli amici per me sono davvero la mia vita. Io non... Mi recuperano sempre nei momenti di tristezza, di debolezza, di, ci sono sempre per me, io ci sono sempre per loro e per me sono una famiglia. Poi gli amici che arrivano da lontano sono quelli, sì, che amano la persona, sì, e non tutto il contorno. Sì, beh, ci sono, Marella nello specifico non mi aveva mai visto, cioè fino a poco tempo fa non mi aveva neanche mai visto in televisione, per dirti. Poi mi diceva, senti, ma alle Iene ci sono dei biglietti quando ci vuole per il telefono per qualche collega di lavoro? Io non l'ho vista la puntata, però non è che magari c'è qualcuno... Mandava gli altri. Sì. Però no, è quella la cosa bella, cioè che ti vogliono bene per quello che sei, perché ti conoscono da quando sei piccolo, quindi... E ti prendono anche col pigiama. E ti prendono anche col pigiama. Prossime canzoni, quelle di adesso, dei nostri anni. Quelle dei nostri anni, vabbè, dunque, io ho una passione folle per Chris Martin. Ah, su quello guarda, non, lui che... non mi interessa. Ma allora, poi, allora è mio, quindi, sì, grazie. Sì, prendilo. Okay. Io proprio penso di essere sua moglie nella Ma mia come? Testa. Siccome Dakota ha dichiarato Dakota che la sua è mia figlia, è dormire, però, ecco, no. No, soprattutto all'età di mia, forse, non lo so, è molto giovane. Non so. Ai, ai. Sono pazza di lui, quindi ho visto veramente tanti concerti dei Coldplay e ti direi negli anni, sì, insomma, in questi anni qui loro fanno parte della mia colonna, la colonna sonora della mia vita. E devo sceglierti un brano in Vai. Particolare, ti direi forse Adventure of a Lifetime, che è l'avventura, no, della vita in generale, perché io sono una che si avventura molto nella vita e che cerca sempre di cogliere l'attimo, di... Tu sei una donna coraggiosa. Guarda, in realtà non lo sono, ma lo sono perché voglio cambiare questo lato del mio carattere, non so come spiegartelo, cioè sono abbastanza paurosa di alcune cose, però io la sfido questa mia paura, perché non mi piace esserlo. Quando è che decidi di cambiare? Cos'è che io senti devo, dentro io, quando devi perché cambiare? Allora, se mi parli di coraggio, di scelte, quello non ho paura e le faccio sempre con molta convinzione. Sono paurosa di alcune cose fisiche, diciamo, più che, capito, del coraggio di scegliere delle cose importanti della vita. Quindi è un'altra cosa. Però, sì, forse hai ragione tu, no? Nelle scelte di vita sono molto coraggiosa. Se in una cosa non mi trovo bene, se una cosa mi sta stretta, io non ce la faccio, la devo cambiare. Se mi è successo anche nel lavoro, no? Se non mi sento bene, soprattutto adesso che sono più grande, perché quando ero più piccola
uno proprio sull'onda della passione di quello che fa cerca di accettare un po' tutte le cose con sì, perché ci vuole coraggio a prendere quella decisione, a verbalizzarla. Sì. E a decidere davvero e a dire questo no, questo sì. E anche nelle mie scelte sentimentali, probabilmente io sono una persona in movimento perché non sono una che si siede in amore, no? Io sono abbastanza vulcanica e sono curiosa della vita e di tutto quello che succede. Quindi questa canzone è proprio quello, l'avventura della vita che ti stravolge, che cambia, che in maniera positiva, in maniera negativa, però si evolve. Quindi bisogna andare avanti con lei, goderla appieno. Ce l'abbiamo questa canzone? Ascoltiamola. Ah. Vedi cosa dice il mio amore? Il mio amore dice "You make me feel like I'm in love again". Ma lui lo sa di te? No, glielo dico, Chris, tu mi fai sentire come se io fossi di nuovo innamorata, dice questo la canzone. E lo sono. Noi te lo auguriamo per il 2024 di incontrarlo, di dirglielo faccia. Sì, ma lo sono della vita, dell'amore, per questo che mi piace cambiare e avventurarmi. La canzone di oggi, di questi anni qua. La canzone di oggi è una canzone che mi ha sconvolto quando è uscita, perché è esattamente quello che io penso, quello che insegno a mia figlia e quello che penso di noi donne, che è la canzone di Miley Cyrus, You Can Buy Myself Flowers. Lo sapevo che ti sarebbe piaciuta questa. Perché il messaggio, I can buy myself flowers, scusami, io posso comprarmi i fiori da sola, è un messaggio, e proprio questa canzone è il manifesto di quello, del fatto che da sole noi possiamo fare delle cose, non dobbiamo dipendere dagli uomini. Poi non deve essere un discorso per forza femminista in una maniera estrema. Ma però di indipendenza. Di indipendenza, brava, che è quello che insegno a mia figlia tutti i giorni. Cioè tu, e ce lo insegnano anche un po' da quando siamo piccolini, adesso per fortuna sta cambiando, cioè da piccolo tu devi essere la principessa e devi sposare il principe e non puoi studiare le materie scientifiche, no? E non puoi. E invece tu devi imparare a fare le stesse cose che fanno gli uomini, perché così poi nella vita ce la farai da sola e non dovrai dipendere da nessuno. E allora cantiamo. E questa la cantiamo? Vai a palla! Un manifesto stupendo. Quando è uscita ho detto cioè se siete in una situazione scomoda, capisco che ogni situazione è un caso a parte, ma I can love me better, cioè mi posso amare meglio, io devo amarmi perché è la cosa principale per tutti noi esseri umani. Però io ho visto me praticamente sempre nuda. Tu sei la nostra Miley Cyrus. Io sono la vostra Miley Cyrus. Sì, incarni perfettamente il senso di questa canzone. Grazie. E sei effettivamente una donna assolutamente indipendente, autonoma, e ci dai anche questa energia, ce la trasmetti tutta in tutte le cose che fai. Però c'è qualcuno in realtà da cui un po' dipendente lo sei. Anzi, due cose. Ah. Una è una cosa, l'altra non è una cosa, anzi. Ed è il tuo piccolo cagnolino, Brownie. Io sono completamente lessa con lui. Ah, vedi? Lui ti comanda a banchetta. Guardate amore, chi è che ha potere. Tu, Alessia Marcucci. Amore della mamma. No, io sono pazza di lui. Da quando è arrivato nella nostra famiglia, io faccio delle cose che anche i miei figli mi dicono: mamma, ma sei completamente andata. Cioè, tu non le fai neanche per noi queste cose. Sei in un brodo di giuggiole. Io sono in un brodo di giuggiole, sì. La seconda cosa da cui sei dipendente, in senso, insomma, tra virgolette, è la cioccolata fondente. E allora no, lì è proprio una dipendenza. Cioè, no.
Io cercavo. Io stavi cercando di litigare un po'. No, 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 lì si va a cercare anche di notte quando ci si sveglia ogni tanto, quindi siamo sul filo dell'indipendenza. Allora, noi abbiamo messo insieme queste tue due passioni. Ah, sì? E per farti proprio brownie alla cioccolata, un vero regalo di Natale, sì, apriamo la ruota. Cosa hai combinato? Feliz mi hai fatto arrivare. Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno e felicità. Ciao, ciao. Ciao. Questo è il tuo brownie di cioccolata. È carino, tutto di cioccolata. Tutto di cioccolata, ma anche la scatola. Ma no. Vedi che è proprio un'opera d'arte questa qua. Anche la scatola. Ma l'avete fatto voi, complimenti. Non sono proprio persone qualunque. Sono due metri, sì, cioccolatier. Potete presentarvi? Sono Davide Malizia, campione del mondo di pasticceria e zucchero artistico. Sette volte campione mondiale. E poi? E io sono Tommaso Nembrini, campione del mondo juniores 2023 di pasticceria. Si può mangiare completamente tutto. Ma un'opera d'arte, Franci, siamo una cosa meravigliosa. È bellissima, somiglia un po' al tuo cagnolino. Sì, le assomiglia. Questo è tutto cioccolata. Tutto, puoi mangiare tutto. Ma no, lui non lo voglio rovinare, posso mangiare questo? Sì, sì, come no. Anche la scatola. Sta smontando il regalo. È bellissimo. Oddio. Quanto tempo ci avete messo? Circa due giorni abbiamo realizzato insieme. In soli due giorni? Sì, sì, ci siamo divertiti a realizzare questo grazioso barboncino che porta un nome poi straordinario che fa parte del nostro mestiere. Certo, l'ha chiamato mia figlia così, Brownie. Complimenti, in due giorni. In due giorni, sì. Fantastico. Voglio imparare anche io. È stupendo. Allora, perché devo cominciare cose nuove, no? Certo. Sempre perché uno deve imparare cose nuove nella vita, allora. Donna Carmela mi dirà se poi stasera ti sei esibita. Mi sono esibita nel balletto. Vedi di dare il meglio. Ma i miei balletti sono imitazioni, cose, cioè non le posso fare molto facilmente in onda, altrimenti qualcuno si arrabbierebbe. No, non importa, ma tanto lei mi farà sapere se stasera è andato tutto bene. Va bene, se okay. È contento. C'è il filo diretto con nonna Mela? Io e Mela ormai. E Mela, tu e Mela così. Tra centenarie, ci si capisce. Alessia Marcuzzi. Grazie, Franci, grazie. Buona sera. Ciao a tutti. Fire and soul.